Formazione del Perugia con il numero 1 Brugnoni, con il numero 2 Costanzini, con il numero 3 Gallanello, numero 4 Passeri, 5 Ciacci, numero 6 Ercolani, numero 7 Manna, numero 8 Goracci, numero 9 Bencivenga, numero 10 Proietto, numero 11 Vecchiaia, numero 12 Speziali. Ferma più, quanta storia ci sarà da scrivere, ma saremo sempre insieme a te. La Ternana si presenta in campo con numero 22 Trumino, numero 8 Lorenzoni, numero 7 Pennesi, numero 15 Bordacchini, numero 5 Senzini, numero 3 Pace, numero 6 Federiconi, numero 10 Torelli, numero 11 Luzzi, numero 2 Di Cesare. Allenatrice Mister Presto. E allora buon pomeriggio dal Pala di Vittorio per questa finalissima regionale del campionato Under 17. Come potete vedere sono già in campo Ternana femminile e Perugia Gatch Atletico 2000. Le due formazioni hanno disputato il campionato di interregionale con il Lazio e rispettivamente sono arrivate seconda la Ternana femminile, dietro solo alla Lazio, e invece il Perugia è arrivato ben più in basso, in settima posizione. Poi c'era la terza Umbra che citiamo per dovere di cronaca, ovvero il CLT, che è arrivata terz'ultima in classifica e comunque si è ben destreggiata tra le varie corazzate romane e laziali che hanno preso parte a questo campionato interregionale, finalissima che non solo avrà l'assegnazione della supremazia territoriale ma anche quella la possibilità di andare in Final Eight Scudetto, quindi disputare la Final Eight Scudetto per la categoria, ovvero l'Under 17. Quintetto base della formazione rosso-verde, le Ferelline come amano amarle a Terni, le Ferelle hanno conquistato oggi pomeriggio invece l'accesso alla semifinale Scudetto con una partita molto sofferta ma gioiosa per il finale, ovvero hanno vinto 4-3 con praticamente 4 gol di Renata Damatti, il bomber brasiliano che veste da quest'anno i colori rosso-verdi appunto della Ternana. Allora possiamo andare via anche alle formazioni, come dicevamo in campo la Ternana con Trumino, Lorenzoni, Senzini, Pennesi, Federiconi, invece il Perugia si presenta con Brugnoni, Goracci, Ercolani, Gallanello e Proietto. Allenatrici rispettivamente, allenatore rispettivamente dalla parte bianco-rossa è Matteo Regnicoli e dall'altra parte invece il duo Pamela Presto con la sua vice Claudia Brandolini, che sono poi le giocatrici della prima squadra che anche loro poco prima hanno conquistato in pratica l'accesso alle semifinali Scudetto. Federiconi se ne va molto bene, la palla è uscita in posizione laterale. Ringraziamo intanto Antonella Biondini alla regia che sta facendo gli straordinari veri e propri anche per il settore giovanile femminile della società rossoverde, che quest'anno ha messo in campo addirittura ben 3 formazioni completamente femminili, ovvero la categoria Under 17, la categoria Under 15 e gli esordienti che sono di fatto gli Under 11. Se ne va, attenzione, con un gran tiro Ciacci, parata di Trumino, adesso un fallo, è caracollata a terra Pennesi sulla marcatura stretta di Goracci, primo fallo fischiato alla formazione perugina che quest'oggi schiera in campo una maglia bianca con dei pantaloncini rossi granata, quindi un insolito completo ma invece classico rosso-verde
per le Ferelle, con pantaloncino bianco a differenziarsi con gli avversari e il calzettone nero bordato di rosso e di verde che vanno a completare la muta da gara classica per le Ferelle. Una grande affluenza di pubblico per quello che è il campionato Under 17, ci saranno sugli spalti 200 persone, anche qualcosina in più. Praticamente l'idea della società rosso-verde era stata quella di abbinare appunto alla prima squadra questa finale Under 17, e bisogna dire che è stato un discreto riconoscimento perché il pubblico ha accolto, c'era il sold out per la semifinale, per i quarti di finale scudetto tra Ternana e Lazio, quindi più di 600 spettatori per quanto riguarda la prima squadra. È ovvio che qualcuno sia andato giustamente a mangiare un boccone a casa, e comunque una bella presenza. Vediamo anche ovviamente tutta la formazione della prima squadra delle Ferelle in alto a sinistra, e dall'altra parte anche qualche giocatrice della Lazio che ricordiamo ha anche delle giocatrici dell'Under 17 aggregate alla prima squadra che quest'oggi hanno preso parte ai quarti di finale di ritorno. Si sono anche loro fermati a vedere la partita, come si dice in gergo, quindi hanno preso posto in tribuna. Buona presenza anche del pubblico perugino, si conteranno in una ventina di unità. È chiaro che è sempre un derby, quindi fondamentalmente c'è sempre grande attesa da parte delle due piazze. 0-0 in questo momento. Vi ricordiamo che per quanto riguarda il campionato Under 17 non c'è tempo cronometrato come la prima squadra, si va praticamente a braccio con il cronometro unicamente dell'arbitro. Per il resto è tutto identico, il regolamento non prevede altre situazioni differenti. A questo campionato Under 17 partecipano tutte coloro che hanno praticamente compiuto 14 anni, quindi il 14° anno di età, fino alla categoria 98, quindi il 17° o il 18° nel caso in cui sia l'anno in corso, quindi sia abbinato. Se ne va intanto Pennesi molto bene sulla fascia destra, poi viene contrastata da Ciacci, c'era Torelli dall'altra parte libera. Torelli, ricordiamo, è da quest'anno aggregata di fatto alla prima squadra, pur essendo una 98, anche come Pace che è in panchina quest'oggi, viene da una settimana di influenza, non ha partecipato neanche agli allenamenti della prima squadra. Sono giocatrici che vengono selezionate dalla stessa società rosso-verde. Torelli, nel caso di Torelli, è una Ternana Doc, invece per quanto riguarda Pace è di Vitorchiano, una frazione, scusate, un paese in provincia di Viterbo. Poi ci sono in campo Federiconi che è di Spoleto, e via via altre giocatrici che appunto vengono selezionate dalla Under 17 dal responsabile Matteo Praiola. Quindi anche a chi volesse nella provincia di Terni partecipare a provini o quant'altro, a Open Day, ce n'è stato uno proprio il 1° maggio, possono farlo perché le porte del settore giovanile femminile della Ternana sono aperte. Basta appunto contattare sulle varie pagine Facebook di pertinenza il responsabile Matteo Praiola, oppure direttamente ai numeri che vedete appunto pubblicizzati nelle varie locandine, nei vari striscioni. Le due formazioni si sono affrontate anche ad inizio campionato qui al Di Vittorio, ha vinto la Ternana per 4-1, e si sono affrontate al Palasport Don Bosco di Perugia, anche lì ha vinto la Ternana per 4-3, vinceva sostanzialmente 3-0, poi è stata recuperata nel secondo tempo fino al 3-3 momentaneo, e poi il 4-3 è stato quello di Federiconi, è stato quello che ha messo fine al punteggio della partita. Quindi Ternana, diciamo, se vogliamo così, favorita per quanto riguarda il pronostico, anche perché giocando in casa comunque ha anche il fattore campo, che non è poca cosa. Adesso è Lorenzoni che viene fermata
da Ercolani. Adesso palla al centro, Torelli non sfrutta l'occasione, presa in controtempo. Allora il Perugia prova a ripartire, ruba palla a Torelli che vuole lanciare Pace, arriva Pace di sinistra, attenzione, grande parata, Torelli sbaglia incredibilmente, grande parata di Brugnoni, ma davanti alla porta Torelli sbaglia un gol fatto, poteva essere 1-0 per le Ferelline. Bellissima azione di Paola Pace che ha praticamente sfruttato lo stesso diagonale, l'imbucata di Torelli, aveva fatto tutto bene. Adesso è Federigoni che viene trattenuta, ammonita Ercolani per il Perugia, dicevamo non ha sfruttato poi la parata del portiere Brugnoni, bellissima parata sul sinistro di Pace sulla ribattuta, fuori Torelli ha sbagliato purtroppo un gol facile. Ricordiamo che Torelli è il capocannoniere della formazione rosso-verde per quanto riguarda le Ferelline, quindi la categoria under 17, quindi non è proprio usuale che sbagli questo tipo di gol. Federigoni sulla palla, decide di dare a Lorenzoni, Lorenzoni ancora per Federigoni, prova a metterla dentro, Torelli va a dare a fastidio l'estremo difensore perugino, poi è Pace che ribatte sul tentativo di Galanello di spazzare via. Maglia con il grifo sul petto per il Perugia, non potrebbe essere altrimenti. Adesso Lorenzoni che fa buona guardia, fallo di Goracci che ha rifilato un calcione alla stessa Lorenzoni nel tentativo di prendere la palla. Ricordiamo il campionato under 17 non c'è animosità o cattiveria, perlomeno noi che l'abbiamo seguito tutto quest'anno tramite le bellissime immagini di Antonella Biondini. Adesso è Pace che provava a saltare Goracci, si invola, attenzione, Ciacci perde anche un parastinco, recupera la palla Lorenzoni molto bene, ancora Pace, prova a lanciare sinistro, molto bello la smorza, e Torelli, parata di Brugnoni, seconda parata decisiva proprio su Torelli che aveva sfruttato il cambio di favore per quanto riguarda Pace che prima aveva sfruttato l'imbucata, adesso è stata Torelli a sfruttare il lancio lungo smorzato da Ciacci, ma nulla di fatto, ancora 0-0, sale un pochino la Ternana, Federigoni molto bene, viene trattenuta ancora da Ciacci, siamo a 3 falli nel giro di pochi minuti, era lanciata a lei Federigoni. Continua a crescere l'affluenza di pubblico, c'è anche Patron Basile, Raffaele Basile, amministratore unico della Ternana Calcio Femminile, in tribuna a seguire appunto la propria under 17. Federigoni sulla palla, c'è Pace larga, Pace tiro di sinistro, ribatte la difesa, poi si salva Brugnoni. Lorenzoni spazza, coglie però Torelli, allora è Federigoni che recupera palla, prova ad involarsi, Pace col sinistro, poi col destro, punta, se ne va, proietto il tiro, ribattuto, poi ci pensa Ercolani a non far sfruttare la possibilità di contropiede. Calcio d'angolo, va Lorenzoni. Lorenzoni, Torelli. Torelli, attenzione, rischiosissimo, poi per il tiro di punta, può partire il contropiede. Scivolata Torelli, richiama all'arbitro l'attenzione proprio su Torelli, esce Lorenzoni, il
Vediamo anche lo staff tecnico della prima squadra a seguire attentamente la partita. È rientrata intanto Pennesi a posto di Lorenzoni. Pennesi, un'altra 99 molto molto interessante, sfiorato la chiamata in nazionale già lo scorso anno. Torelli, stata chiamata allo stage di Roma del Palagems proprio a fine aprile, poi dopo non è stata più chiamata per il torneo delle quattro nazioni in Portogallo. Tradaluzzi, azione Pennesi, fa buona guardia, poi Federiconi, ora Luzzi, suola la palla, la dà a Pennesi, gira, Torelli si fa fregare palla, poi chiude tutto Pennesi, ma salta bene, attenzione, parata di Tromino su Goracci, davvero bella parata perché era difficile, la puntata era angolata sotto la traversa. Perugia può sfruttare il calcio d'angolo, tira, ancora ribattuta da Federicone molto bene, ha provato la giocata, si sta svegliando il Perugia, ancora con un tiro che sibila alla destra di Trumino, è stata Goracci a provare il fendente di destro. Federiconi, Pennesi, Luzzi, non va il laterale e allora si prova a involare Calanello, ma non va, prova la scivolata in extremis per recuperare palla sulla linea di fondo, invece la palla termina abbondantemente fuori. Pennesi, va da Federiconi, prova Federiconi l'imbucata, non va, ci pensa Goracci che si scarta anche Federiconi, poi Federiconi rinviene benissimo, trada anche Sensini in campo, sta facendo ruotare tutta la squadra, Pamela Presto, anche perché la rosa è molto molto lunga da parte della Ternana, ci sono delle ottime giocatrici, anche classe 2001, ricordiamo che anche Federiconi è molto giovane, è una 2002, Luzzi è una 2001 come Sensini che adesso ha la palla. E allora Emanuele, un commento su questi primi minuti di questo Ternana Perugia Under 17. Una Ternana molto ben organizzata, sicuramente non vuole lasciare il fianco al Perugia alle sue ripartenze, sta rispettando il compito che il mister Presto durante la settimana ha chiesto alle sue ragazze, quindi una Ternana ordinata, ha avuto due belle occasioni, però è stato bravo l'estremo difensore del Perugia a difendere la propria porta e anche la stessa Trumino, portiere della Ternana, ha fatto un ottimo intervento facendo sì che le squadre sono rimaste sullo 0-0, quindi partita intensa e ben giocata da ambe due le squadre. Sono d'accordo, la Ternana forse meriterebbe il gol, anche se il Perugia praticamente con una buona amministrazione ha fatto una guardia abbastanza attenta. È chiaro che le due situazioni davanti alla porta, davanti a Goracci, hanno fatto la differenza fino adesso, anche se la Ternana non ha saputo sfruttare al meglio appunto l'occasione con Torè. E con Pace, Ciacci che dà la palla a Binaglia, poi ruba palla Pace, attenzione, bella iniziativa, addirittura Veronica viene letteralmente abbattuta, rosso per il portiere, ma che giocata di Pace, che giocata di Pace, che giocata di Pace. Veronica non arrivava più sulla palla e Brugnoni che aveva fatto la differenza fino adesso, ma aveva fatto davvero una gran giocata Pace, si era involata Veronica sul portiere, abbattuta come un F24.
A quel punto l'arbitro non ha potuto esimersi di tirar fuori il cartellino rosso e quindi, oltre a mandare negli spogliatoi il bravissimo portiere Brugnoni, che fino adesso aveva fatto davvero la differenza, ha anche dato la possibilità di giocare 4 contro 3 per 2 minuti, a meno che la Ternana non segni, e allora a quel punto il Perugia recupera l'uomo, scusate, la ragazza in campo, il quinto in campo, quindi fondamentalmente ha un doppio vantaggio, oltre che chiaramente il calcio di punizione di fronte, praticamente in zona centrale, di fronte alla porta biancorossa. Sono gesti che in questi campionati dovrebbero essere la normalità nei campionati maggiori, ma si sa ed è straconosciuto il pubblico di Fede Rossoverde per la grande correttezza e sportività. Quindi figuriamoci in un campionato under 17. Paola Pace con il suo mancino andrà al tiro, ricordiamo gran gol quest'anno al CLT su punizione proprio di sinistro. Parte la numero 3, botta deviata, numero 5 Ciacci. Adesso per 2 minuti, a meno che non fermi il tempo, non segni un gol, scusate, la Ternana. Ed è fuori il tiro di Federiconi, scusate, sembrava quasi gol. È uno in meno il Perugia per l'espulsione del portiere Brugnoni. Quindi ha l'opportunità della superiorità numerica la Ternana. Adesso fallo, si infiamma un pochino la partita. Trattenuta di Pennesi che ha perso palla. Pace riprende palla, Torelli vuole dentro Pennesi. Pace prova il tiro deviato ancora da Goracci. Entra Lorenzoni al posto di Pace. Federiconi prova a dare la palla a Pennesi, intanto è rientrata la quarta. Pennesi, Federiconi, Lorenzoni, Federiconi, Pennesi dentro per Torelli, buona l'idea dell'imbucata, poi è Federiconi a raccogliere perché aveva anticipato Goracci. Lorenzoni, Pennesi, se ne scarta una, se ne scarta la seconda, vuole il tiro, poi si trascina la palla fuori Goracci. Oh, ma noi non ti fanno. Lorenzoni, Federiconi, voleva Torelli, sbaglia e fa partire il contropiede, poi è Lorenzoni che chiude tutto in calcio d'angolo. Arriva addirittura il secondo portiere Possanzini. Pennesi, Federiconi, davvero un gran bel pubblico presente al palazzetto di Vittorio, ha accolto l'appello della società nel sostenere appunto l'under 17.
si sta giocando questo trofeo molto ambito per il primo anno. Sono 3 anni che la Ternana femminile ha un vero e proprio settore giovanile di questa importanza. Torelli su Pennesi, bellissima azione. E allora time out per il Perugia, richiesto dal Perugia. Allora riprende la partita, attenzione, era mano, perlomeno così contestavano le giocatrici della Ternana. Galanello invece ha proseguito, calcio d'angolo, tiro fuori, attenzione, bello ma lento. Torelli, Rioni prova la giocata, Torelli bene dentro per Federiconi, poi smanaccia Possanzini e la guanta. Ciacci rientra Proietto, ancora dentro Proietto, attenzione, parata di Trumino, è ancora due volte, poi è fuori. Grande occasione. Allora anche il Perugia pareggia un pochino il conto delle occasioni, Emanuele, in questo momento. Sì, sicuramente finora un buon avvio della Ternana, che poi piano piano non ha sfruttato anche quella superiorità numerica che si era presentata per passare in vantaggio con l'espulsione del portiere del Perugia, e è ancora sullo 0-0, ma deve ringraziare il suo portiere Francesca Trumino per almeno aver fatto 3 parate veramente di alto livello. In questo momento comunque il Perugia commette un altro fallo all'altezza del dischetto del tiro libero. Vediamo che Pace si porta sulla palla, e quindi è il quinto fallo e sarà tiro libero per la Ternana. Vediamo Pace, prende la rincorsa. Vediamo che il giudice di gara cerca di far rispettare le distanze. Ok, tutto pronto. Fischia l'arbitro, parte Paola Pace, il tiro
centrale, la ribattuta e il gol. Arriva il gol della Ternana con Alessia Pennesi che sfrutta alla perfezione la ribattuta sul tiro di Paola Pace e così porta la Ternana sull'1-0. Eh sì, era il suo, aveva già sbagliato prima il rigore. La Ternana passa in vantaggio con la numero 7, Alessia. Scarico. Quindi e allora Paola Pace firma il gol dell'1-0 proprio quasi allo scadere del primo tempo. Emanuele, ci voleva insomma questo gol per rinfrancare la formazione rossoverde che aveva sfiorato per ben due volte la possibilità di andare in rete, poi dopo non è stata concretizzata da Torelli, è proprio Pace che era comunque andata molto vicino al gol, però a dire l'onore del vero anche il Perugia c'era andata vicino. Un primo tempo equilibrato. Sì, equilibrato, e diciamo la Ternana è stata brava a sfruttare una delle occasioni che gli si è presentata e più che altro è stata brava ad aspettare il momento giusto. Comunque adesso il gol sembra aver tranquillizzato un po' le giocatrici di Mister Presto, perché fino ad allora non avevano trovato molti sbocchi, quindi la squadra iniziava un attimino a innervosirsi. Comunque adesso la Ternana con Pennesi prova a toccare dentro un tiro per Federiconi che esce al lato. Vediamo adesso il Perugia numero 7, Manna non riesce a stoppare la palla, quindi la Ternana beneficerà di una rimessa laterale con Pennesi. Ancora la Ternana che gira palla, ancora Pennesi che scambia con la compagna di squadra Torelli. Ora la Ternana porta palla, buona trama della Ternana, Torelli scarica per Pennesi sulla fascia e una buona uscita palla al piede della Ternana che guadagna questo calcio d'angolo. Vediamo di nuovo Pennesi sulla palla, scambia tra Lorenzoni e Pennesi, però palla imprecisa quella di ritorno, quindi fallo laterale. Perugia, vediamo che adesso addirittura imposta l'azione con il proprio portiere, rischiando un po', la Ternana vediamo che pressa alto, le ragazze che non si stanno per niente risparmiando sui contatti fisici. Adesso una bella azione del Perugia, il match sicuramente dopo il gol della Ternana si è acceso e quindi si è alzato l'agonismo in campo. Perugia vuole sicuramente recuperare questo svantaggio, ma la Ternana non ha nessuna intenzione di prestare il fianco. Ancora Lorenzoni per Pennesi, Pennesi porta palla, prova il tiro e centrale, trova pronto il portiere del Perugia per l'occasione di Cesare. Ricordiamo che il portiere titolare è stato espulso per un fallo all'ultimo uomo dal limite. Una buona chiusura di Lorenzoni che mette la palla in fallo laterale, quindi Perugia batterà una rimessa in zona di attacco, palla imprecisa del giro palla del Perugia che sembra adesso un attimino aver accusato il colpo del vantaggio della Ternana. Questo gol ha un attimino tranquillizzato la Ternana e ha innervosito un pochettino di più il Perugia.
E in questo momento proprio il giudice di gara fischia la fine del primo tempo, quindi appuntamento tra 10-15 minuti per il secondo tempo di questa avvincente finale fra Ternana e Perugia.